appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in prima partita. Coreografie vibranti, bandiere col... Ecco che fa il tiro! E questa è la loro prima conclusione. Non ha segnato, ma bisogna prendere atto del suo opportunismo. Capire dove va a finire una palla vagante è un talento prezioso in questo sport. E va, ottimo salvataggio! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Davis. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Alfonso Davis è uno dei migliori nel suo ruolo. È cresciuto calcisticamente in Canada, un paese che non vanta certo una grande tradizione in questo sport. Però è riuscito a sorprendere tutti per personalità, carattere e anche qualità tecniche. Ha senza dubbio. Le Rager. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Kane. Pallone lungo in verticale. Prova a darla profonda nello spazio. Una bella giocata nello spazio. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Le Rager. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Può concludere! Ottima la conclusione. Ottima la tecnica di esecuzione. È mancata solo un po' di precisione. Sané. Allarga il gioco a destra. Sceglie di andare per vie verticali. Sané. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Tocco preciso. Pallone interessante in verticale. Ecco il tiro! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Belli gli applausi di incoraggiamento dell'allenatore, ma poteva fare di più da quella posizione. Meling. Scodella in avanti. Prova a superare la difesa con un filtrante. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Vede lo scatto e cerca la profondità. Davis. Traversone di Davis. Ha preferito andare sul sicuro. Il Bayern di Monaco recupera la palla e si prepara a reimpostare. Davis è stato fermato. Credo però di mettere d'accordo tutti se lo definisco il prototipo del terzino moderno. L'appoggio sulla fascia. Qui deve tirare e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Cercano l'azione veloce. Ci prova con un pallone profondo. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio.
Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Provano a partire in velocità. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Sulla fascia, è libero. E trova bene il compagno. Occhio al tiro. E hanno sfiorato il gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Davis. Libera il compagno meravigliosamente. Va di testa! Va rapido sulla respinta. E c'è il gol del Copenaghen. Prima rete per il Copenaghen. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Number 30. Punteggio di 1-0 a referto. Questa è una rete che cambia tutto, anche nella testa del mister. Adesso ha pochi minuti per ripensare alle indicazioni da dare negli spogliatoi, ma direi che è ben felice di poterlo fare. Palla Musiala. Pallone interessante. Gnabry. E c'è il gol. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare. La palla è arrivata con i tempi perfetti. Nemmeno una difesa impeccabile avrebbe potuto evitare il gol. After 44 minutes is number 7, Serge Gnabry. Perfetta parità dunque. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Prova a superare la difesa con un filtrante. C'è il tiro! Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Contrasto in scivolata. Fa valere... L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto, speriamo ci regali altre emozioni. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante, dagli sviluppi tutti da seguire. Substitution on the field, number 11. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. Number 30. Kim Min-hee. Number 14. Davis. Cornelius. Number 9. Number 40. Musiala. 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 Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Goretzka. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Passaggio sulla destra. E passa! È libero di creare pericolo. Fallo, calcio di punizione. E trova il compagno.
Gnabry. Ha già lasciato il segno oggi. Qui può partire il contropiede. Davis. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Sulla destra. Le Rager. Se ne va. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Goretzka. Davis. Raccoglie il lancio lungo. De Ligt. The attendance for this match was 71,550. Recupera palla con un ottimo intervento. Diogo Gonçalves. Vede lo scatto e cerca la profondità. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Davis. Dix. Occhio, può andare. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Vede la porta. Ottimo riflesso. Fuori di poco, sfortunati qui. Non ha dato alla palla l'effetto che avrebbe voluto. Questo è un errore non da lui, specialmente su questo tipo di conclusioni. C'è il colpo di testa. Completamente fuori misura. Le Rager. La gioca sulla destra. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Kimmich. Sané. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a darla profonda, nello spazio. Occasione per il contropiede. Kimmich. Che costringe l'avversario al fallo. Laimer. Goretzka. Una bella giocata nello spazio. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Palla in avanti verso il compagno. Cerca il movimento dei suoi in profondità. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Goretzka. Davis. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Ecco un'occasione di contropiede. Una buona idea, ma ha impattato male il pallone. Beccato in offside da guardaline. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Davis. Musiala. Kimmich. C'è spazio, occhio! Sceglie di andare per vie verticali. Può provare! C'è! È dentro! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Un assist delizioso, Fabio. Avere in squadra qualcuno con una tale consapevolezza degli spazi è un vantaggio notevole. After 87 minutes is number 42. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Opportunità di ripartire.
Ed ecco che viene servito sulla fascia. Sané ha una buona opportunità. Sané! Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Musiala, come prevedibile, si porta a casa il premio.